Il contesto in cui si avvia l'Evangelo di Giovanni è scandito da un elemento di continuità. Al battesimo di Gesù, il dialogo tra Dio Padre e quanti furono presenti, il dialogo con Giovanni, la perplessità delle persone che erano lì accanto. Poi, Cana di Galilea, il dialogo con la madre sua, Maria, e la salvezza. Poi ancora Nicodemo, il dialogo notturno. Tu, Signore, non ti smetti mai di dialogare. Sì, il dialogo è lo stile di Dio. Dio cerca il suo popolo e la meraviglia, incontrandolo, lo salva. La samaritana è immagine della Chiesa, sempre bisognosa dello Spirito Santo, del dono di Dio, l'acqua viva che purifica e rinnova nella carità. Ho iniziato il mio ministero in terra d'Umbria e proprio nella mia diocesi d'allora c'era l'incanto delle fonti del Clitunno che da qualche millennio facevano sgorgare sempre acqua nuova e non c'era fine. E l'immagine dell'acqua che sgorga, un'acqua che poi diventava capace di muovere i mulini, di sfamare il popolo, di coltivare i campi, è immagine della grazia di Dio che riesce a incantare con sempre nuove forme di carità. La pagina del Vangelo che oggi il diacono ci ha proclamato è un vero e proprio itinerario di fede. Cristo ha sete al pozzo di Samaria e al diciannovesimo di Giovanni ha sete sulla croce. Chiede risposta all'uomo. Dopo aver detto io sono la fonte dell'acqua viva, chiede la nostra risposta. O non solo le schermaglie di parola di tutti quelli che vogliono ragionare di teologia sapendone poco. Siamo provati in questo tempo da gente che ne vuol sapere più del Papa. Forse sono più amare queste storie di quell'aceto che la soldataglia romana mise in una spugna per abbeverare il crocifisso nostro Signore che aveva sete. Ma c'è una sete che è anche nel cuore dell'uomo. E noi siamo chiamati stasera a meditare questo bisogno di Dio che c'è in ogni essere umano, o non manifestato. È già un dono quando è interiorizzato. I nostri fratelli medievali, Tommaso d'Aquino lo formalizza, parlavano di un istinto interiore profondo per cui si è capaci di concepire la fede. Ne siamo tutti capaci, non c'è nessuno che è escluso.
all'ansia di questo tempo di difficoltà, la difficoltà sanitaria manifesta in modo palese le difficoltà che si vedono di meno ma che non sono meno pericolose. All'ansia sono risposte concrete la preghiera. Molti si sono ricordati di Dio anche per via delle chiese vuote. Le nostre campane di tutta Italia che suonano per ricordare che ci siamo, per la funzione principale che è la preghiera. C'è il popolo di Dio che si riconosce e prega. Ci siamo noi preti che con difficoltà saliamo i gradini dell'altare senza avere il popolo accanto. Una domenica senza messa celebrata genera una sorta di messa di desiderio che ha efficacia forse più della routine tradizionale in cui il giorno del Signore spesso è dimenticato e disatteso. Ma c'è anche una carità indiretta. L'impegno del sistema sanitario, dunque dell'ordinamento civile, l'impegno degli scienziati, che noi sappiamo essere dono dello spirito, il volontariato di tutti i giovani più sensibili che si rendono disponibili ad andare a comprare le medicine alle persone anziane, di rifornire le povere dispense. Questo è tempo da dedicare al pensiero e alla riflessione serena, non tempo perso. Dio si interessa di noi e non ci abbandona anche nel buio di questa situazione difficile. Questa è la parola che viene da Dio, la parola che la Chiesa vuole ripetere a tutti. La Samaritana non ha un nome. La donna di Samaria è uno di noi. Il nome invece lo ha Gesù, che in questa pagina dell'Evangelo assume tutti e tre i suoi nomi. Di profeta, di Messia, di Salvatore. Di fronte al male ci stiamo riscoprendo tutti uguali, dalla Cina all'America, dall'Europa al sud del mondo. Poi, come nelle pestilenze del passato, scopriremo cause e rimedi. Ma ora non è tempo di discussioni, è tempo di carità vicendevole. Anche l'azione laica di provvedere è frutto della seminagione cristiana. È quel raccolto che non abbiamo seminato. Dio si fa vicino, vuole liberarci perfino dal fascino della trasgressione, il fascino perverso del peccato, e ci insegna come si fa, o meglio ci insegna la via. Anche noi figli della Chiesa forse ci fidiamo poco di Dio, eppure lo conosciamo. Qual è la medicina per uscire fuori dall'indifferenza?
e farsi carico delle nostre responsabilità nel tempo del bisogno. È l'ascetica del cammino di guardare avanti ancora un po' e poi saremo liberati dal male. Digiuno, preghiera ed elemosina sono il collirio per recuperare la vista della verità nel nostro comportamento. La Samaritana è immagine della dinamica della conversione, il quotidiano con la rassegnazione del così fan tutti, la schermaglia del religioso, l'evasione dal problema, la verità di guardarsi il cuore e di scoprirne le ferite, ma su tutto, a garanzia del buon fine di questo cammino, c'è la misericordia di Dio che comunque non ci abbandona. Dio ci vuol bene, Dio è fonte di ogni bene. Il dono della fede, che è il soggetto, il frutto, la motivazione dell'incontro tra Gesù e la donna di Samaria al pozzo di Giacobbe, figlie e figli, è quello che avviene stasera nel sacramento che stiamo celebrando.